E allora siamo come sempre insieme in questo martedì con la nostra Sara Sfregola, continuiamo a parlare, buongiorno Buongiorno, Sara, buongiorno continuiamo a parlare di colori e cominciamo a vedere proprio quello che invece troveremo nella prossima, spero imminente primavera, sempre che arrivi una primavera, va, diciamola tutta. Allora Sara, la volta scorsa poi abbiamo cominciato un discorso insomma un po' più concreto. E abbiamo tralasciato, no, il famoso Pantone, quindi la scelta dei colori, come avviene, qual è la base, poi i capi su cui possono essere utilizzati questi colori. Io continuerei proprio con questo. Arricchiamoci con queste immagini, vediamo un attimo. Avevamo visto il blu marino, abbiamo visto Sì. quell'azzurro molto bello. E ecco qua, qui quindi Vediamo infatti sì, una una serie. tavolozza di Fermo colori. Michele. Pianino, eh? Ok, questo ritorna questo Sì, azzurro, un azzurro che alla sarà grande. presente, Sara, continuerà ad essere Tantissimo. presente in Sì. primavera, in L'estate, estate. vabbè, queste sono tendenze primavera estate, quindi li troveremo questi Bellissimi. capi sia per quanto riguarda adesso i cambiamenti di vetrine dei nostri negozi, per poi chiudere anche con sei capi meno succinti, quindi quei capi più Devo leggeri, dire che io prettamente sono estivi. un amante anche di questi colori, a me piacciono tantissimo vedere i capi di questo colore, lo uso molto, non lo uso molto, ma è tutto un altro ragionamento, la ragione per cui non lo utilizzo, però è un colore Sono molto bellissimi, bello, sono sì, allegri, poi ti danno energia, no? vero, Sono molto vero, elettrici come vero. colori. Andiamo avanti Michele, vediamo cosa c'è dopo, avete visto che scarpa strana? Oh, aspetta, aspetta, torna un attimo indietro, abbiamo visto quel capo. Ecco, questo qua, anche l'uomo quindi. Guarda, non c'è molta differenza per quanto riguarda le Guardate quei tendenze, no? sandali Sia per quanto azzurri. riguarda l'uomo che la donna, molti colori sono comuni, poi specialmente bei colori, no? Abbiamo addirittura visto l'uomo con il pink, cioè, Sì, quindi tutto vabbè. dire. Va Quindi bene. un uomo con la magliettina rosa, quel rosa bello Senti, sai che pink. mi è venuto in mente a proposito che nelle sfilate, vai avanti Michele, grazie, nelle sfilate che abbiamo visto, che ho visto a proposito della moda uomo, un'altra cosa che mi ha colpito, che poi volevo parlare con te, era vedere gli uomini con la borsetta e con la pochette, cioè Guarda, borsetta e... la borsa già è, no, è in Sono uso delle per quanto borse riguarda l'abbigliamento, meravigliose da uomo, infatti. no? Sono proprio tipiche, a mo' di valigetta, belle squadrate, perché è giusto che uno che porta documenti, che porta PC, che porta o il tablet, quel che è, insomma, abbia questa cosa, ma la pochette. Cioè, va bene, questione Ma di anche la gusto. gonna, guarda, vedi. Beh, la gonna, il kilt a me Gonna. piace molto, devo dire, l'uomo con il kilt mi piace moltissimo. Vabbè, però in Non lo so come, Scozia. non lo so come, come non lo so Ti come vedresti sarei un uomo vedendo un qua in uomo che viene al Italia lavoro con la in gonna. televisione con la gonna e la magliettina. Da proporre. Va bene, andiamo avanti, dai, no? Per carità che questi sono argomenti tanto carini quanto particolari e Delicati. molto delicati perché poi ci si fa un'idea Infatti. sbagliata e secondo me il fatto che non ti piace l'uomo con la gonna non significa che non ti piacciono i gay, diciamo, No, vabbè, perché non c'entra niente, ma proprio il discorso no, è che della sai, viene associato, no, il funzionalità. discorso della, è il discorso di come vengono poi Sì, associate vabbè, queste sì, è cose, no? facile È fare. facile dire, ma come, perché? No, non c'entra No, è solo un niente, è discorso proprio un fatto di estetico, di gusti, è un fatto gusto, di infatti. estetica. Io, un uomo con la pochette, a me onestamente non... Ma neanche se fosse gay mi piacerebbe con la pochette, cioè perché poi l'ostentazione, questo Anche la voler. pochette in realtà non è un accessorio funzionale, Funzionale, no? Quindi è esatto. un simbolo di eleganza. La pochette viene indossata dalla donna La durante la serata serata speciale che dentro c'ha speciale. nei grandi film il Infatti. rossettino, giusto perché poi va in bagno. Quindi non è difficile da associare la pochette A alla un donna, uomo. scusa, a un Ad un uomo, uomo, no? perché
È un capo proprio tipicamente infatti, femminile. Prettamente femminile. È come il tacco a spillo. Infatti la pochette è nata come portatrucco, quindi una piccola borsetta da metterci dentro la cipria, il rossetto, quindi associare a un uomo un discorso del genere è un po' insomma, è un po' difficile. Allora andiamo avanti, vediamo un attimo cos'altro. Ecco qui, ancora questo magnifico azzurro. Logicamente le tonalità anche sugli accessori, anche gli accessori, quindi esatto. Molte volte magari non si vuole usare sul vestitino, possiamo usare anche con l'accessorio, guarda, una bella collana, una bella borsa, le scarpe, no? In maniera tale che spezziamo l'abitino nero, no? Oppure l'abitino tintonita. E adesso ultimamente sta uscendo anche la moda della tintonita per quanto riguarda, no, dal vestitino, la scarpa, l'accessorio, no? Tutto, magari la donna tutta in azzurro, tutta rossa. Che belli, quindi, che belli questi colori. È anche poi difficile dal punto di vista economico fare un discorso del genere, no? Perché vestitino azzurro, scarpe azzurre, borsetta azzurra, no? Diventa anche più oneroso. È più importante, no? Sì, economicamente. Poi magari sono dei colori che hai difficoltà, se sono tutti in pandan, devi pensare anche. Secondo me, sai, anche questo, Sara, dipende sempre dall'intelligenza con cui affronti gli acquisti. Sì, puoi comprare poi dei capi che è più semplice abbinare, no? Anche se compri tutto in pandan su un azzurro, vuoi fare la follia, lo fai, però poi magari compri quei capi che possono girare e abbinare con quale una tonalità. Volta, esatto, ad esempio con in primavera, estate, potresti invece di spezzare l'azzurro con il nero, lo puoi spezzare anche con il bianco, che è bellissimo, esatto. No? E quindi ti ritrovi un abbinamento anche molto più fresco, più primaverile, con il verde, insomma primaverile, infatti estivo, quelle tonalità si sposano benissimo. Come con, no? Con tante altre tonalità. Andiamo avanti, Michele, dovremmo cominciare a vedere. Sì, adesso troveremo anche delle tonalità sfilate e delle tonalità anche pastellate. Andiamo avanti, dovrebbe partire, sì, vediamo. Guarda, c'è anche tantissimo rosa confetto. Rosa confetto, sì sì. Sono sempre tonalità, vabbè, poi queste tonalità diciamo che non passano quasi mai di moda. Sono un po' classici, no, sono un po' dei classici. Sono quelle tonalità che tieni nell'armadio e all'occorrenza puoi tirare fuori. Senza nessun problema. Ecco, adesso, insomma, dopo aver visto anche questo rosa classico, molto soft, bello, molto elegante come colore, potremmo partire, io penso, con qualche immagine. Sì, in maniera tale che cominciamo a vedere i colori. Anche i colori, il movimento. Esatto, il movimento, come vengono uniti i tipi di capi che potranno colorare, insomma, la nostra primavera e la nostra estate. Ecco qua, questo bel verde. Ed il verde militare, sì, che abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. Ci sarà anche il giallo, questo giallo molto, molto brillante, acceso. Tutte queste camicie, c'è un ritorno alla grande delle camicie, quindi queste camicie molto ampie, molto importanti. Sì, imponenti. Abbiamo parlato dei volumi, in effetti tornano questi volumi. Questo verde militare non mi dispiace affatto, Sì, ma qua in questa sfilata ci sono delle linee molto pratiche, no? Che puoi indossare sia per quanto riguarda un'occasione particolare, ma anche per un semplice pomeriggio. No? Non sono dei capi molto strutturati. Secondo vedi questi pantaloni a palazzo, quindi pratici, comodi. Perché adesso l'inserimento del colore viene applicato anche sui pantaloni, anche sulla parte inferiore dei capi. Invece prima si tendevano a mettere il pantalone sempre nero, blu, queste tonalità classiche. Guardate come questo colore può diventare, a seconda di come viene abbinato, elegante piuttosto che sportivo, tempo. Da giorno piuttosto che da sera. Infatti. Perché insomma la base del colore è sempre quello, bellissimo questo tailleur. Molto raffinato. Molto raffinato. Per una donna... Bello, molto molto bello. Pratica, ma nello stesso tempo femminile. Attenta. Senti, infatti. Questo che vedo lucido, che tessuto è? Senti, questo è uno rasatello. È un rasatello. Quindi si vede dalla lucentezza e anche dalla cadenza, perché comunque tiene un po' di rigidità.
E guarda, c'è tantissimo verde, verde oliva, verde militare, anche perché diciamo che il verde è anche un classico per quanto riguarda, sono le tinte safari. Brava, è quello che ti volevo dire, il safari però, come abbiamo visto prima, si presta anche molto bene a seconda di come lo abbini. Infatti, no? È una tinta pratica, è un po' un neutro, è come un po' un neutro, no? Come ad esempio il cammello, la tinta... Il beige. Il fango, quelle tonalità che comunque d'estate le metti ovunque, come se fosse il nero o il blu, anche perché dopo un inverno con bianco e nero arriva l'estate, la persona effettivamente vuole cambiare, no? Sì, c'è anche il desiderio di andare sui colori, si osa d'estate, si osa con i colori, perché insomma se ti metti un colore che non è tuo, che no, non ci fa caso neanche nessuno, perché poi alla fine, no? Ma forse è proprio il colore che ti spinge a comprare. Perché magari la linea del capo può passare anche un po' inosservata, però il colore non passa inosservato. No, hai ragione, sai, ora che ci penso è proprio Quindi così. Magari un capo giallo, cioè si vede che è nuovo, no? Perché magari quel giallo nell'anno precedente non esisteva come tonalità, o un arancio, un verde, in questo caso stiamo vedendo anche quel color prugna, quindi quelle tonalità belle nuove che non passano inosservate. Bello anche questo, queste linee ampie. Sì, questa sfilata che mi è piaciuta proprio per la semplicità. Possono sembrare capi pratici, ma nello stesso tempo un capo del genere abbinato con effettivamente un tessuto un pochettino più lucido, però dalle linee pulite che poi una persona può sfruttare tranquillamente per la quotidianità, no, si presta anche alle esigenze, penso, delle nostre telespettatrici. Come no? No, come no? E comunque avere vedere secondo me anche queste cose qui ti fa capire che non sbagli se compri un capo che normalmente non prenderesti o un colore che normalmente non utilizzi e allora pensi è sbagliato, invece no, vedete, ci sono dei colori che sì, questo è... Guarda, questo rosso è bellissimo. Sì, sembra un corallo, io non... Sì, è un rosso, ci sono tenendo le luci al corallo. Dei fari non ci consentono di vedere benissimo i colori, però mi sembra un corallo, sì. Un bellissimo corallo. Questo è un soprabito corallo, no? Sì, sembra un soprabito vestito, sai, questi vestiti belli a corolla. Vabbè, il nero, dopo aver visto questa carrellata di colori, guarda, vedere il nero. Il nero è vero, ci fa sentire l'inverno. Infatti, guarda, ti fa sembrare inverno. L'impatto del colore fa tantissimo, è no? Vero, come no? Le linee sono sempre le stesse, guarda, sono sempre frizzanti con questi movimenti sulle gonne, però sinceramente... Queste gonne a campana... Preferire il colore. Guarda, qua c'è già un gioco di trasparenza, quindi già questi intrecci sulla spalla, che comunque questo vedo non vedo, rende la donna, sai, molto, molto raffinata, sensuale. Sono anche belli in qualsiasi età, credo. Sì, è vero. Perché a volte uno dice non ho l'età, però dai, cioè questi taglietti sono giusto tagli che ti permettono di far intravedere, no? Bellissimo questo abito. Sì, stanno ritornando anche queste gonne stile gitano, no? Tutte ampie, tutte svolazzanti, magari con delle balze. Il bianco, guarda questo abbinamento del bianco con il verde. E poi no? Magari dei... guarda, guarda la borsa a contrasto, la scarpa a contrasto, esatto. Non ci sono più regole, no? Io devo mettere la borsa uguale al capo, no? Oppure la metto nera, no, non ci sono più regole, l'importante è che sono dei colori complementari, che si sposano bene insieme. Anche se ultimamente comunque anche questa unione di colori complementari non la sto nemmeno riscontrando molto nelle sfilate. Quindi magari uno mette il colore che sente di mettere. Il bianco è bellissimo, bellissimo. L'unica pecca è che è molto delicato come colore, sì, perché metti in questi casi sono dei capi molto aderenti,
quindi belli, proprio belli, molto, molto raffinati, anche sì, se molto delicati, sì, molto, molto fini, anche se non necessariamente abiti da sera, quindi di un'eleganza particolare, anche del, diciamo, del quotidiano, mattina, pomeriggio, sì, la donna che lavora, la donna che va in ufficio, l'insegnante, però molto sono sfruttabili, infatti molto, molto, molto belli, molto belli. Beh, insomma, come c'è una particolarità contenuta che va dal colore, dagli abbinamenti, gli accostamenti cromatici. Sì. Poi, insomma, diciamocelo, va l'abbigliamento, io sono sempre dell'idea che è un fatto strettamente personale, estremamente personale. Guarda, uno ci si deve sentire in quel colore, in quell'abito. Ci si deve sentire, cioè, se una donna si sente a suo agio. Infatti, anche perché è molto bello anche a volte ci sono dei colori che ti possono dare fastidio, no? Perché magari ci sono persone che non tollerano il giallo, no? E invece persone che indossano anche un semplice maglioncino, dice bellissimo, perché magari è attratta da quel colore, da delle vabbè, sai il discorso dell'influenza del colore sugli stati d'umore, quindi guarda questo verde militare come diventa elegante con un capo di questo genere, questa gonna svolazzante con questo tuppino aderente. Guarda che bel tagli, queste sciarpettine molto semplici, però hanno danno un questa tocco. Questa è un'azienda di italiana, Sara? No. Io non, sai che non sono riuscita ad individuarla? No. Ecco, non è italiana. Francese. Ah, bene. Giusto francese. Quello che dicevamo la volta scorsa, no? Le quindi aziende, è molto raffinata. Simile, sì. Sì, è molto simile comunque alle tendenze. I francesi, diciamo, solo sono che quelli che riescono a vestire molto più similmente a quelli italiani, no? Agli italiani. Però qua l'impatto è forte, no? La pulizia è austera nelle linee. Se magari in una sfilata italiana vedi anche delle linee più armoniche, qua il taglio è netto. Cioè massimo della pulizia, anche se ci sono degli stilisti italiani che comunque adottano questi filoni, no? Ma che bello questo, bellissimo. Sì, cioè, l'abbiamo visto anche negli altri puntate, se il ritorno della paillette, di tutte queste pietre colorate, anche perché, l'ho detto, c'è stato il boom per quanto riguarda le applicazioni di perle, di pietre, di paillette, Swarovski. Poi, visto che c'è stato, vabbè, c'è anche molta importazione, no, di queste pietre, quindi sono riusciti a controllare anche i costi. Poi adesso non ci sono più quelle lavorazioni di applicare le pietre manualmente, vengono messe con l'adesivo, quindi è molto più semplice. Ecco, va bene, siamo arrivati anche alla fine di questa sfilata, abbiamo riconosciuto qualche personaggio famoso anche presente a questa sfilata, quindi deduco che sia un marchio conosciuto, non l'ho ancora individuato, poi me lo faccio dire nell'orecchio. Va bene Sara, grazie mille anche per questa mattina, davvero abbiamo visto, abbiamo fatto questo viaggio con te nella, io mi risistemo perché stavo guardando il monitor, nella moda, abbiamo visto questa azienda francese, vedremo ancora sicuramente, magari sì, parlando d'Italia, esatto, vedremo un po' tutte le tendenze a livello mondiale. Va bene cara, grazie mille, grazie a voi, buona giornata, ci vediamo con te martedì prossimo, con voi invece domani mattina come sempre qui 9:15 più o meno, vi aspetto, non mancate, per oggi buona giornata, arrivederci. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, ecco.